Benvenuti a Il punto, la trasmissione di approfondimento politico istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi non avremo il consueto confronto tra un consigliere di maggioranza e uno eh, di opposizione. Abbiamo infatti come ospite Donatella Porzi, presidente dell'Assemblea legislativa che risponderà alle domande dei colleghi Cristina Belvedere, giornalista della Nazione Umbria, e Ivano Porfiri, direttore del quotidiano online Umbria24. Il primo bilancio a poco più di un anno eh, dall'inizio dall della decima legislatura, il terremoto che sta segnando in maniera drammatica la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, L'avvio del confronto con Toscana e Marche sul tema eh, cosiddetto delle macro eh, regioni. Sono questi alcuni dei temi eh, caldi oggi eh, nell'agenda dell'Assemblea eh, legislativa. Ma entriamo subito eh, nel merito. Eh, la prima domanda a Cristina Belvedere, prego. Volevo chiedere alla Presidente innanzitutto un bilancio di questo primo anno di attività alla guida del Consiglio regionale e quali sono le priorità per quest'anno che ci attende, soprattutto alla luce, come hai detto Benetiziano, di emergenze come quella del terremoto che si è appena verificato. Bene, grazie per la domanda. Intanto l'occasione a un anno e poco più dal nostro insediamento e dalla, dalla mia diciamo elezione al presidente del Consiglio regionale mi ha posto nella condizione di fare alcune considerazioni, alcune valutazioni rispetto all'attività che abbiamo svolto in questo intenso anno. Un anno nel quale l'Assemblea legislativa si è diciamo, proposta alla, nuova, alla decima legislatura con una compagine ridotta rispetto alla configurazione delle legislature precedenti, quindi vedendo eh, sceso il numero di consiglieri di 10 unità, una diciamo, sensibile riduzione. E contando anche nella composizione delle minoranze, forze che non erano state mai presenti in consiglio, mi riferisco al Movimento 5 Stelle. Quindi potrei giudicarla un'attività molto intensa, molto diciamo, attiva. Con un'attenzione molto alta a quelli che sono i temi della nostra comunità, quindi molte audizioni, molti incontri. Più volte il Consiglio è stato fermato per dare spazio anche a categorie di cittadini che sono saliti per rappresentarci alcune condizioni e per avere anche, credo. La, il sostegno, il supporto e l'ascolto degli amministratori regionali. Credo che questo sia veramente un segno di attenzione e di rispetto nei confronti di una comunità che, al di là degli ultimi episodi, era una comunità che si presentava già con delle problematiche molto importanti, soprattutto legate al tema del lavoro. Poi l'attività si è diciamo, suddivisa anche nell'attività delle sei commissioni, le tre eh, diciamo, fisse da regolamento, più le altre speciali sulle quali abbiamo voluto eh, comunque dare subito un impulso e una, un avvio. E tutto ciò rende quindi la settimana amministrativa e legislativa molto intensa, molto piena, ricca di appuntamenti e concentrata su temi che via via. Possono essere da una parte quelli legati alla programmazione e eh, mh, per una parte legati all'emergenza, come è successo in questo ultimo periodo, dove appunto l'esperienza del terremoto ha visto soprattutto la prima e la seconda commissione impegnate in, in un incontro che si è svolto nella città di Norcia. Ricordiamo che la trasmissione che state vedendo è stata registrata lunedì 12, domani martedì 13 in aula. Ci saranno le comunicazioni della Presidente della Giunta regionale rispetto alla situazione del terremoto e un confronto in aula appunto sulle cose da fare. Prego Ivano Porfiri. Ecco appunto, Presidente, la, la comunità regionale eh, ha, ha appena affrontato un'emergenza, la sta affrontando tuttora, oggi i ragazzi di Norcia tornano a scuola, eh, eh, ci sono un migliaio di persone fuori casa, probabilmente si ridurranno per, man mano che le case vengono dichiarate agibili ma eh, per la prima volta durante eh, il suo mandato da Presidente c'è stata un'emergenza un forte. Questa emergenza viene gestita ovviamente dal governo, ma le regioni sono chiamate a fare una parte importante. Le chiedo come può incidere, al di là di queste riunioni che vengono fatte sul posto, da qui in avanti, come può incidere il lavoro dell'Assemblea legislativa per aiutare tutti i nostri concittadini che sono in questo, ad affrontare questa difficoltà? Allora, mi permetto di fare una, diciamo, una piccola precisazione su come ci siamo mossi all'indomani dell'emergenza, dell perché eh, da parte di tutti i consiglieri c'è stata la richiesta di essere informati su quello che accadeva e devo dire che tempestivamente con la presidente Marini abbiamo organizzato all'indomani proprio del sisma una riunione dei consiglieri che erano presenti in regione, qualcuno non era presente perché ancora magari legato alle ferie estive alla Protezione Civile di Foligno, dove da subito si è istituito questo centro, diciamo, operativo dove governo centrale con la prefettura, quindi con la presidente Marini e la giunta e la Protezione Civile hanno attivato questo centro operativo che ha permesso di dare ris immediate ai nostri concittadini interessati dal sisma. E la presenza appunto dei consiglieri che si sono potuti rendere conto di quale è stato il modo di affrontare questa emergenza, un'emergenza diversa rispetto a quella delle altre regioni di Lazio e Marche, in particolare, perché da noi sono scattati subito diciamo, i tentativi di portare il primo soccorso anche a quei soggetti che abbiamo definito sfollati, ma che in realtà erano fuori dalle loro abitazioni soltanto per paura: non tutte le, le abitazioni sono risultate inagibili. Per qualcuno c'è stata semplicemente la necessità di avere un luogo dove condividere magari i momenti più mm, tristi, più, mm, nei quali forse anche la paura può giocare un ruolo importante. E da lì da subito abbiamo capito che ognuno di noi poteva fare qualcosa e doveva fare qualcosa nel rispetto di questa sinergia che si è messa in moto in virtù anche del fatto che questo sisma è un fatto del tutto particolare perché interessa quattro regioni fondamentalmente. E quindi pur nella, mh, nel rispetto assoluto delle singole situazioni che sono state affrontate credo veramente per la prima volta, ahimè anche per una lunga esperienza, che ci portiamo dietro come Paese Italia e che ha permesso di strutturare una serie di norme, una serie di interventi e anche una serie veramente di interventi immediati attraverso la protezione civile, si sono date risposte quasi a ciascuno dei cittadini interessati. Le scelte, per esempio, su come affrontare l'inverno che sopraggiunge e il post-sisma. Eh, mh, credo che hanno risposto quasi a un'esigenza individuale poi succede magari che eh, se si vede il soggetto con la tenda davanti casa e, e si fa questa ripresa si chiede come si sta eh, la percezione esterna è quella di dire ma come lasciamo una persona in tenda mh, ad, ad affrontare l'intemperio di un inverno Forse quella è la risposta che il cittadino ha voluto per rimanere vicino alle proprie cose, vicino alla propria eh, realtà diciamo, lavorativa, vicino alla propria eh, realtà agricola o degli allevatori che non vogliono lasciare il, le loro situazioni mh, di vita e di lavoro. E credo che questo sia veramente stato molto importante da parte dei miei colleghi capire che c'è stata questa puntuale risposta e presa in carico di ogni situazione. L'altro aspetto che mi ha eh, colpito positivamente, sempre relativamente a questo giorno dopo, è che avevamo già eh, individuato una task force per i beni culturali, che per noi rappresentano un patrimonio veramente importante. Eh, sui quali è stata fatta da subito una valutazione, quindi Sovrintendenza, ehm, i nostri tecnici della Regione, di nuovo la Protezione Civile che veramente ha svolto un ruolo straordinario e sta svolgendo un ruolo straordinario, si sono mossi per cercare di capire quali erano le situazioni più a rischio, come fare per non disperdere un patrimonio che per noi rappresenta qualcosa di estremamente importante. Fine, lei ha toccato il tema della scuola, ci siamo da subito preoccupati per la scuola di Norcia, perché chi conosce un po' il mondo della scuola sa quanto è difficile mantenere i plessi scolastici nelle realtà periferiche, quindi pensando a Norcia, io che sono un insegnante che ha lavorato in comuni come Nocera, e che ha vissuto l'esperienza del post-terremoto, sa bene che se non riprende l'anno scolastico con la certezza di avere eh, i luoghi, i laboratori, tutto ciò che serve per garantire un normale percorso di formazione e di istruzione, noi qualche rischio lo corriamo soprattutto con la secondaria di secondo grado, che è una scuola frequentata da ragazzi più grandi. Che hanno anche la possibilità di muoversi e di spostarsi, e quando cominci a muoverti, a, a spostarti per un anno, poi arriva il secondo, il terzo, e lì il rischio è grande. Devo dire che la Protezione Civile, nella persona del um, dottor Curcio, ha compreso da subito l'importanza di questa realtà e all'indomani c'è stata subito una delibera eh, che ha potuto in qualche maniera eh, dare l'avvio ai lavori che sono serviti a mettere in sicurezza e a ripristinare le condizioni di sicurezza della scuola che era stata appunto in qualche maniera interessata dal sisma. Le lezioni non iniziano oggi nelle aule a Norcia, ma iniziano. Con un programma che tra eh, la Preside Tonti, tra la, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Buarelli e una serie di istituzioni che si sono messe a disposizione, tra le quali noi, abbiamo calendarizzato e concentrato in questa prima settimana quelle visite di istruzione che i ragazzi avrebbero fatto nel corso per esempio di un quadrimestre o di un anno. Quindi saranno ospiti qui da noi nei prossimi giorni per conoscere l'istituzione, l'assemblea legislativa nelle sue funzioni, nel suo, diciamo, vedranno il Consiglio, vedranno le attività delle commissioni. Andranno a visitare la protezione civile, quindi penso che questo approccio con la protezione civile in questo momento farà percepire loro il valore e l'importanza di una istituzione che è relativamente giovane nella nostra realtà nazionale, ma che ha un'importanza straordinaria e ci farà appunto farà comprendere loro. Qual è lo sforzo che è stato fatto per cercare di ridare normalità all'attività scolastica che per tutti, dal Premier Renzi a scendere, rappresenta appunto una priorità? Prego, Cristina. Mm, lei è sempre stata in prima linea fin dagli albori del progetto di macro regione, incontrando i colleghi eh, degli altri consigli regionali. Eh, volevo, mm, se era possibile, che lei spiegasse a chi ci sta ascoltando, al cittadino comune. Perché questo progetto? Ehm, rischi, L'Umbria rischia di sparire in quanto più piccola rispetto agli interlocutori? Mh, verrà invece valorizzata nelle sue peculiarità? Come vi state muovendo da questi punti di vista? Allora, intanto credo che mh, parlare di collaborazioni tra regioni sia un, um, un sintomo di maturità. Oggi è un fatto non più. Diciamo eludibile, non possiamo pensare che regioni, eh, le nostre 20 regioni, possano l'una rispetto all'altra non avere rapporti di continuità, di, eh, mh, di, con, di coordinamento su certe funzioni, ma anche veramente di messa in rete di alcune funzioni che sono quelle strategiche per, sulle quali puntare per uno sviluppo e una crescita. Il progetto delle macro regioni è un po' tornato alla ribalta perché è un tema di cui si parla da tanto tempo, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e io credo che più che subire un qualcosa che qualcuno dall'alto potrebbe pensare e calare su ciascuno di noi, un modo responsabile di avviare questo processo a qualsiasi obiettivo si arrivi. Deve aspettare alle comunità locali, sia per capire cosa ci serve, cosa vogliamo e soprattutto per capire cosa non ci serve e cosa non vogliamo. Pertanto, io credo che eh, quanto è accaduto alla fine dell'anno, quando la Presidente Marini con i presidenti di Toscana e Marche si sono incontrati per cercare di tracciare, diciamo così, degli dei punti perché poi hanno firmato un protocollo sul quale, sul quale si legge, nel quale si legge che ci sono temi nei quali è giusto che le regioni confinanti possano trovare degli elementi di, di continuità, di accordo, di progettazione e programmazione comune per rendere tutta quest'area più forte. Poi che si arrivi o non si arrivi alla macro regione, io credo che la collaborazione è di per sé un fatto dal quale oggi noi non possiamo più prescindere. E quindi, diciamo, dietro questa eh, quest esperienza che appartiene appunto all'esecutivo, come consigli regionali e anche nella conferenza dei presidenti che frequento costantemente per il ruolo che ricopro, questo tema si è affrontato e eh, nell'incontro che abbiamo fatto qui abbiamo pensato di mh, voler dar corso a una serie di incontri tra gli uffici di presidenza, tra le varie commissioni, cosa che tra l'altro spontaneamente già era accaduta, perché ci sono temi come quello sulla sanità, eh, nel, nel quale appunto alcuni colleghi hanno sentito la necessità di confrontarsi con chi ci sta vicino per capire cosa succede. Poi per capire quale può essere la diciamo, definizione territoriale di quest'area, se quest'area ci sarà o se rimarremo soltanto nella sfera delle collaborazioni, dei protocolli, della messa in rete delle forze, delle sinergie, io questo non lo so, non voglio precorrere i tempi assolutamente, però credo che sia utile e importante capire che noi siamo una realtà piccola, una regione piccola, fatta e composta da... Tanti comuni che sono al di sotto dei 5.000 abitanti, che sono la nostra ricchezza. Io non ho mai avuto paura che eh, la collaborazione, il mettersi in rete, il eh, riuscire a progettare, a programmare, eh, diciamo in, eh, in sinergia con altre entità possa far perdere identità, perché questa è la paura più grande, no? il nostro campanilismo, la nostra identità regionale, la nostra specificità. Io credo che partendo proprio da questa grande capillarità che è rappresentata dai nostri piccoli borghi disseminati nel territorio, che rappresentano anche però l'esigenza di specifiche azioni legate a quella particolare orografia, organizzazione dei servizi scolastici, trasporti, eccetera debba essere la base di partenza per un rapporto di collaborazione. Poi ci sono temi che da soli non potremmo affrontare con quella forza e massa critica che magari unendoci ad altri, ma anche con geometrie variabili sui temi, potremmo trovare. Nel definire uno spazio geografico eh, io non credo che noi potremmo sommare più territori in maniera così solo per eh, vicinanza territoriale, dovremmo tener conto di tante sfumature, di tante questioni che ci legano o che ci dividono, come dovremmo saper ascoltare territori che chiedono qualcosa a noi. Se io penso all'Alto Lazio e ai movimenti che stanno mettendo in piedi da diverso tempo per cercare di tornare ad un dialogo con l'Umbria penso all'antica provincia dell'Umbria. Allora la cosa non mi spaventa ma non, me, non mi mette neanche ansia nel senso che non dobbiamo andare a cercare chissà che cosa. Quindi in una prospettiva di ascolto reciproco per capire se c'è una possibilità di collaborazione, intanto proviamo a cominciare a sperimentare questa collaborazione per vedere cosa funziona, che non funziona. Io penso alle politiche europee. Un'area più vasta ci dà sicuramente una forza maggiore per poter partecipare a bandi e a opportunità che sono riservate anche a chi riesce a mettere in piedi eh, proposte diciamo anche un pochino grandi. Ecco. Quindi mh, non sono state delle fughe in avanti, ma semplicemente riportare sui territori quelle forme di collaborazioni che a vario livello avvengono. Se penso alla conferenza delle regioni, dei presidenti o degli assessori che comunque nelle conferenze stato-regioni si confrontano quotidianamente, questo ricercare magari affinità, congruità, possibilità di un lavoro fatto diciamo in maniera sinergica per mettere eh, al sistema veramente le forze e le, il potenziale che ciascuno di noi riesce ad esprimere, pur non negando la specificità che ci appartiene, ma anzi partendo dalla valorizzazione della stessa, credo che è un'opportunità che non dobbiamo perdere, è una sfida nella quale buttarci con la serietà, il senso di responsabilità che dobbiamo verso la nostra comunità, ma senza paura. Prego, Ivano Porfino. L'altro, restando su questo... Il, questo tragico evento del sisma ci ha fatto scoprire quanto siamo vicini. Quell'area che è divisa in quattro regioni è, sono paesi che sono uno accanto all'altro. Ma io vorrei passare un attimo all'attività dell'assemblea dell legislativa. Quest'anno è stato segnato da fibrillazioni politiche importanti: eh, c'è stata la fuoriuscita di un assessore dalla giunta, poi rientrato, eccetera. Un'accusa che, che viene dall'opposizione è che le fibrillazioni all'interno del Partito Democratico in particolare hanno bloccato l'attività eh, di governo della Regione in generale e l'attività anche del Consiglio. Ora io le, vole, le, vorrei, le vorrei chiedere se questo eh, lei lo ha riscontrato e come l'attività la, eh, deve essere rilanciata nel prossimo anno. Allora, intanto rispetto a questa critica che come giustamente diceva è una critica dell'opposizione, quindi della minoranza, rientra nel, nel loro essere minoranza e opposizione. Io sfido chiunque a voler trovare in, in, nella crisi che c'è stata e che non nego, perché non voglio sminuirla, perché c'è stato un confronto, c'è stata una presa di posizione, come diceva lei, la fuoriuscita temporanea di un assessore dal ruolo che poi ha ripreso e quindi l'attività... Eh, è andata avanti, ma non ho registrato e sfido chiunque dei miei colleghi a dire che l'attività del Consiglio ha subito uno stop rispetto a le nostre attività, i tempi, i... gli obiettivi e i programmi dell'attività amministrativa sono stati tutti centrati, non c'è stato un atto boicottato, non votato. Le discussioni fanno parte dei partiti, certo, il nostro è un partito grande, è un partito nel quale possono anche coesistere diverse, diciamo, anime. Poi mh, si discute anche in quelli piccoli, abbiamo visto in che modo, quindi io credo che Criticare la discussione, criticare il confronto, prenderlo come un, eme, un elemento ostativo non è, non è corretto. Il confronto, il dialogo, anche lo scontro qualche volta fanno parte della democrazia e più ci si confronta, più ci si, in qualche maniera, eh, ci si misura sulle proposte, sulle soluzioni e questo determina magari anche prese di posizioni diverse, più questo fa crescere la comunità. Sono anche convinta che, nonostante tutto quello che si è letto e che qualcuno sul quale, qualco, sul quale qualcuno ha voluto, eh, forse anche per il ruolo che ricopre, in qualche maniera diciamo fare della speculazione, non c'è la consapevolezza che eh, come partito di maggioranza e come coalizione di maggioranza noi condividiamo degli obiettivi. Quindi se ci confrontiamo sul modo per raggiungere questi obiettivi e, e sulla strategia da mettere in campo, penso che questo afferisca la democrazia. Quindi, non, non credo assolutamente di aver registrato degli stop, delle pause, eh, dell'assenza di attività, mh, soprattutto nell'assemblea legislativa. Bene, abbiamo poco più di sei minuti per la fine, eh, mi raccomando, domande brevi e risposte altrettanto brevi che tengano conto di, del poco tempo che abbiamo a disposizione. Grazie. Prego Cristina, per vedere. Mi ricollego sempre all'atmosfera che ci può essere in aula. Quest'anno abbiamo visto l'esordio del Movimento 5 Stelle che ha attuato molto spesso degli interventi anche sopra le righe, come forse è caratteristica del Movimento stesso, uh, cartelloni, uh, gesti eclatanti. Come, come si è trovata ad affrontare questo nuovo modo di fare politica? Eh, bella domanda, devo dire, eh, intanto per me era già nuovo il ruolo di Presidente del Consiglio, quindi regolare un'assemblea eh, già di per sé rappresentava per me mh, una novità. La presenza dei consiglieri dei 5 Stelle ha sicuramente vivacizzato un po' e cambiato la fisionomia della solita attività istituzionale di un Consiglio. Ho cercato di frenarli quando ho potuto, devo dire che a volte esagerano un po', appartiene alla loro indole, alla loro, diciamo, al loro essere, questa opposizione pura fino alla fine. Oggi le esperienze di altre città che afferiscono a loro danno la dimostrazione che governare è difficile, è facile fare gli oppositori, forse è troppo facile. E quindi magari questa evoluzione anche del Movimento 5 Stelle può far modificare alcuni loro atteggiamenti, perché adesso è vero che è cambiato qualcosa, ma non siamo andati mai oltre quello che può essere permesso all'interno di un'aula, non ci sono state mai prevaricazioni che hanno offeso in maniera particolare eh, consiglieri e persone in aula, questo lo devo dire però credo che il Movimento 5 Stelle nel suo insieme sta percependo che è diverso governare eh, rispetto all'essere opposizione e quindi sperimentare questa difficoltà può farli crescere sotto questo profilo e magari comprendere anche qualcosa dell'atteggiamento dei colleghi Ivano? Ora in, diciamo che fra l'autunno e l'inverno non c'è ancora una specifica ci sarà il referendum costituzionale eh, lei una sostenitrice del sì, eh, una delle obiezioni che porta avanti chi sostiene il no è che le regioni verranno svuotate da molte competenze e verranno ricentralizzate a livello del governo statale. Eh, come lei cosa pensa di questo, di questo aspetto della riforma? La ringrazio per la domanda perché obiettivamente questa, questo è un elemento sul quale si gioca molto diciamo, la partita no? rispetto sì e no. Io credo che noi abbiamo assolutamente bisogno di un quadro normativo nazionale nel quale, come dicevo prima, poi eh, concedere alle regioni di strutturare quello che è pertinente al proprio territorio. Non la vedo come un, un depotenziamento delle regioni, ma metterle in sicurezza rispetto a una possibilità di agire in maniera composta in un quadro nazionale dove alcuni criteri, alcuni parametri, una cornice deve avere appunto un respiro nazionale. Non possiamo pensare che su alcuni temi, penso all'ambiente, ma anche il turismo, No, sono cose paradossalmente molto differenti tra di loro queste due che ho citato, ma è normale che noi dobbiamo avere un quadro di riferimento nazionale nel quale muoverci e nel quale articolare poi una politica locale. Quindi questo non lo vedo come una diminuzio, una, un modo per, diciamo, in qualche maniera offendere e penalizzare l'istituzione regionale, ma anzi una possibilità per metterla nella condizione di poter lavorare meglio. Altra cosa, altra analogia la dico sul Senato, no? che in questo, con questo referendum dovrà cambiare radicalmente diciamo, la sua identità e il suo scopo. Ecco, credo che davanti a noi c'è la possibilità di scrivere veramente una pagina nuova, nella quale nel Senato potranno esserci rappresentanti delle istituzioni locali e credo che questa sfida sarà una sfida veramente importante nella quale misurare veramente... Tutto ciò che noi possiamo portare dalla periferia al centro e, soprattutto, tutto ciò che noi possiamo portare dalla periferia al centro in una dimensione europea, che è la dimensione dalla quale credo non possiamo assolutamente prescindere. Due domande: flash, abbiamo due minuti. Prego, Cristina. domande e risposta: flash. Il stato d'animo con cui affronta questo nuovo anno impegnativo. Eh, con la consapevolezza di quello che ho passato, quindi sono meno diciamo, incosciente di quanto potevo esserlo un anno fa, ma con il senso di responsabilità veramente che dobbiamo correre su alcuni temi, che sono i temi strategici che riguardano le preoccupazioni dei nostri cittadini e quindi mettere insieme tutta, in campo tutte quelle attività che possono dare risposte a chi soprattutto eh, nella nostra regione chiede con forza di fare interventi e misure sul tema del lavoro, perché questa è la nostra grande emergenza, quella alla quale noi dobbiamo e stiamo cercando di dare delle risposte immediate, perché sono quelle a cui guardiamo con più attenzione, perché poi dal lavoro c'è tutta... Eh sì. Ivani, ecco, voi avete, avuto, avete ricevuto tanti eh, cittadini, delegazioni che sono venute prima dei consigli e hanno de lasciato dei messaggi. Che idea si è fatta di Umbria allo stato attuale? e che messaggio dà a questi cittadini che sono venuti a chiedervi di fare qualcosa? L'idea che mi sono fatta è quella, come dicevo, appunto della richiesta di essere più tempestivi nelle risposte che si aspettano da noi, quindi del mettere in campo quelle, quei provvedimenti che consentono appunto di strutturare questo rapporto con il mondo del lavoro che è la risposta principale che dobbiamo dare. E poi di cercare veramente quelle sinergie che ci consentano di ridare dignità alle persone che in qualche maniera sono state umiliate da alcune esperienze di vita, che sono appunto quelle della perdita del lavoro. Credo che sia questo. E quindi, con questo approccio di grande rispetto, di grande comprensione e di grande vicinanza di chi, a chi vive queste situazioni che con l'intero Consiglio, e su questo voglio dire che ci troviamo ogni volta che dobbiamo votare una misura che va nella direzione di mettere in campo risorse, per, troviamo sempre un'unità di intenti. Bene, anche per oggi abbiamo terminato il tempo a disposizione, ringraziamo i nostri ospiti, Donatella Porzi, Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Cristina Belvedere, giornalista della Nazione Umbria, Ivano Porfiri, direttore del quotidiano online Umbria24. Arrivederci alla prossima puntata.